Buonasera e benvenuto a Nocera, non siamo visti prima, Marco Balestrino, sposta Piacere. la mano. Buona prova della Nocerina, due gol subiti, quasi tre però, da palla da fermo. È una situazione che va sicuramente rivista, però può essere un alibi quella di giocare con i due under al centro della difesa. Io, la tua disamina e anche quello che abbiamo visto noi in campo, credo che sia giusta, non per gli under che non hanno fatto la loro partita, tutti hanno fatto la loro partita. Siamo ancora in ritiro noi, no? Ancora sotto, siamo in preparazione. Ben vengano questi problemi, meglio adesso che dopo, però io guardo le cose non belle. Per esempio, posso anche dirvi, non mi sono piaciute le due o tre ripartenze del secondo tempo, però fa parte di un processo di crescita della squadra. Però mi piace anche soffermarmi sulle cose belle che hanno fatto. C'è una squadra che ha sempre voglia di giocare, ha sempre il pallino del gioco in mano. Chiunque entra sa quello che deve fare, che sia un giovane, sia un vecchio, anzi, mi sa che sono più giovani che i vecchi da noi. Però io sono moderatamente soddisfatto, anche perché per me è molto importante giorno dopo giorno capire. E conosce sempre meglio i ragazzi, anche se posso affermare già fortemente che Nocerina ha dei grandi ragazzi, grandi uomini. Non parlo di calciatori in questo momento, parlo di grandi uomini perché anche oggi l'hanno dimostrato, anche nel secondo tempo, alla fine, sempre quella voglia di andare, di fare. Questo, secondo me, è un buon viatico per quello che vogliamo fare. Mister, a proposito di giovani, mi ha destato molto impressione la prestazione di Chiavella, un giocatore messo in un ruolo così delicato, quello del regista, soprattutto in un centrocampo a tre, secondo me è stato uno dei migliori in campo. Ike è un ragazzo che viene da un suo campionato e sicuramente bisogna capire cosa vuole un allenatore da un giocatore, no? Io no, non sono una persona che si accontenta, una persona, ma lo faccio per loro, perché per me è stato, nella mia carriera è stato sempre molto più importante cosa io lascio ai ragazzi piuttosto che quello che io prendo. E credo che anche lui, sotto questo aspetto, lo sa, deve migliorare tanto, ma soprattutto deve capire che bisogna crescere in fretta. Il calcio non ti aspetta, il calcio trita velocemente, una volta ci sei, un'altra volta non ci sei, bisogna essere pronti a prendere le opportunità al volo. E facendo quello che un allenatore vuole da quel tipo di ruolo, perché poi tutto dipende da quello che ognuno di noi, se io chiedo a voi cos'è il play, ognuno mi dà una definizione diversa, no? Io invece voglio che il play sia un giocatore importante, che abbia in mano le redini della squadra, che sappia gestire situazioni, che sappia parlare. Lui è un ragazzo che sicuramente ci darà una grossa mano, come mi è andata a tutti, cioè tutti i ragazzi che sono entrati. Soprattutto i giovani quando entrano dentro vogliono fare, anche sbagliando, ma vogliono fare. Oggi devo dire che voi dovete essere contenti di una cosa, che avete trovato questo gruppo che veramente vuole fare un qualcosa di importante. Non so cosa, e a me non piace promettere, non so cosa faremo, ma sicuramente avete dei ragazzi che sudranno per tutto l'arco di minuti che saranno in campo. Mister, fra poco comincerà Coppa Italia, che punto di preparazione siamo? Ma io di percentuali non ne capisco, io capisco solo che quando arriveremo a giocare una partita ufficiale, come per me anche le amichevoli, voi mi vedete in campo come sono, perciò per me l'allenamento, l'amichevole, la partita ufficiale è uguale. Noi dobbiamo arrivare ogni partita, ogni incontro facendo il massimo e cercando il risultato, perché poi alla fine si lavora nel calcio per avere un risultato, questo è quello che è. Mister, buonasera. Semplicemente rispetto alla Gratula Turris, sulla prestazione, che squadra comunque ha visto, quali progressi Ma io ha, a sono suo felice, avviso, sono stati più importanti? sono felice, io l'ho detto anche ai ragazzi, sono felice perché intravedo delle cose, ma sono anche felice perché sbagliamo. Allora se sbagliamo possiamo lavorare, e se non si sbaglia c'è qualcosa che non va, o siamo troppo bravi o c'è qualcosa che non va. E ci dà la possibilità a questa amichevole di capire, come ho detto prima, calci da fermo, due o tre ripartenze. E noi lavoriamo per cercare di migliorare quelle cose che durante le gare
si vedono. Non c'è un libro nel calcio, eh? Il libro del campionato, il libro della stagione è cosa abbiamo fatto oggi, cosa c'è di bello, cosa c'è di brutto, dove bisogna lavorare. Questo. Il secondo punto che abbiamo ricevuto, abbiamo preso un calcio d'angolo. Sì. Che cosa bisogna migliorare? Ma no, lì c'è stato un qui pro quo dei due giocatori che non sono andati a fare due contro due. Ma al di là di questo, sono cose che è giusto che capitano adesso, almeno anche i ragazzi capiranno che in un campionato adesso i punti non ci sono, ma in un campionato sono punti importanti, perciò dovremmo avere più attenzione, dovremmo sapere sempre cosa fare. La responsabilità del mister quando capitano queste cose qua, perché vuol dire che non sono stato talmente incisivo nel far capire, anche per i cambi che sono stati, no? Quando tu entri sotto una pioggia battente, non si vede più niente, devi fare tutto di corsa, credo che qualche cosa paghiamo, e sono io quello che deve far capire che anche in certi contesti, in certe situazioni, bisogna essere sempre lucidi, veloci, veloci con la testa. Giacomarro ha avuto una partita con la Turris, questo scontro, ha un problemino al ginocchio che ci auguriamo tutti lui possa risolvere prima del campionato. Mi spiace perché credo che sia sotto gli occhi di tutti, è un ragazzo importante per questa squadra, però mi dà, nella sfortuna, mi dà la possibilità di vedere anche altri ragazzi. Perciò. Mister, un commento sulla situazione di Gironi, questo continuo allora senti, dobbiamo giocare, dove ci mettono dobbiamo giocare, non è che posso dire io andrei qui, andrei là, però in Italia, ragazzi, siamo in Italia, ogni giorno ce n'è una nuova. Una volta il figline, bisogna capire cosa succede, un'altra volta il Giarre, un'altra volta il Licata, un'altra volta... Io vengo da altri mondi, oltretutto, che dovevano prendere un pochettino anche di... Io parlo dell'Inghilterra, anche come obiettivi. Cioè, sono delle regole, bisogna rispettare. Se non ci sei, fuori, basta, finito. Cioè, per me il calcio deve essere questo. Come anche tante altre cose che vorrei a Nocera... dobbiamo migliorare un po' tutto, cioè vogliamo essere una società importante, bisogna che ognuno, gli addetti, a ognuno le sue competenze, facciano il meglio per far sì che questa società non sia soltanto il blasone a parlare, ma sia il momento a parlare. Non possiamo sospendere due partite perché non si vede il campo. Questo è una cosa che bisognerebbe che qualcuno ci pensasse, riflettesse. Anche perché penso che non facciamo una bella figura così. E anche perché se io devo mettere i giocatori per fargli fare 45 minuti di secondo tempo, dopo 20 minuti devono smettere. E questo è una cosa che davvero mi dispiace, perché Magri che arriva e vuole fare la sua partita, deve giocare, deve mettere i minuti dentro. E se dall'altra parte mi dicono, mister, non si vede più, hanno ragione anche loro. Cosa in sede di presentazione aveva parlato di che la squadra era completa, doveva arrivare un difensore. Non siamo completi. Siamo completi. Io taglio, perciò vi dico già. Siamo completi. Ricordatevi le parole che dice il mister. Io non guardo. Io capisco il tifoso perché è giusto. Tutti vorrebbero avere tanti giocatori. In questo momento il direttore società ha fatto, secondo me, è una cosa straordinaria. Poi il futuro vi dirà anche altre cose. Sì, posso parlare? Poi noi abbiamo chiuso la campagna acquisti con una rosa, secondo me, che ci può dare delle soddisfazioni. È normale, uno dice, ma pochi over. Pensa cosa potrebbe succedere quando c'hai 15 over e devi mandarli in tribuna 6 o 7. Che succede? Poi sapete che succede, ve lo dico già io. Incominciamo, voi, ma perché non gioca quello, perché gioca questo, perché quell'altro. Fuori incominciamo a fare gli amici degli amici, ma deve giocare questo, ma invece di quello. Io invece questo non lo voglio. Io voglio giocatori che hanno la testa per dare il 100% per la Nocerina. Sanno che sono protagonisti, se meritano giocano, se meritano stanno fuori. Però io voglio una rosa che ognuno deve essere protagonista. Altrimenti incominciamo a fare...
ma 5 fuori, 4 dentro. E poi ragazzi, allestire una rosa, tutti parlano di allestire una rosa, ma poi bisogna avere anche la forza per costruire una rosa sotto tanti aspetti. Io sto parlando, forse se fossi una persona che vuole parlare in grande, dico no, bisogna prendere, non ha senso. Io voglio i miei giocatori, sono i migliori del mondo, loro sanno cosa pretendo da loro, loro sanno chi hanno davanti a loro e dobbiamo andare avanti così. Poi, strada facendo, le vie del Signore sono infinite, c'è un altro mercato più avanti, c'è un qualcosa dovesse capitare, penso che la società lo capirebbe, però in questo momento voglio che tutti noi dobbiamo spingere questi ragazzi. Sono questi e andiamo avanti. Mister, prima che abbiamo parlato della macchina in generale, io volevo soffermare sulla prestazione di Calè, per un semplice motivo. Il ragazzo contro la Turris ha fatto un po' di autocritica, dicendo che poteva dare di più, era un po' scontento. Ma senti, ma il calciatore... Infatti oggi l'ho visto... Ma ti posso dire una cosa? Ma cosa vuoi che ti dico? Allora, le interviste che fate sono queste. Che oggi è stato bravissimo e no, posso fare meglio. È normale. Calè è arrivato in un contesto dove non c'è mai stato, è sempre stato in Africa, in Libia, ha fatto sempre i campionati lì, là giocano freestyle, tutti i numerini, Instagram, queste cose qui. Cioè il calcio qui in Europa è diverso, io gli ho dato questa possibilità e penso che sia anche da parte vostra una cosa importante aiutare questo ragazzo, come tutti gli altri ragazzi, i giovani soprattutto, a capire che sono una società importante. Voi rappresentate questa società a livello di media e questi sono i vostri beniamini e questi sono i vostri ragazzi. Io li amo i miei giocatori e vorrei che anche voi, attraverso anche le critiche, attraverso anche quello che vedete, da parte vostra ci sia una crescita nei confronti dei ragazzi. Il calcio deve cambiare, non si può sempre tutte le volte fare la guerra. Se vogliamo fare un qualcosa di importante dobbiamo capire, siamo questi? Bene. Rappresentano la nostra città? Bene, aiutiamolo. Poi dopo. La mia era una critica in positivo. Certo, ma l'ho capito. L'ho capito. Lui si è autocritico. Ma l'ho capito. Ma tutti i ragazzi, se tu gli chiedi ai ragazzi, diranno sempre tutti: possiamo fare meglio. Ma come è giusto che sia? Io non voglio prime donne. La scelta è stata fatta anche sotto questa base qua. Voi avete avuto in passato tante situazioni che poi dopo. Un po' di problemi, però io quest'anno sotto questo aspetto non avrete, perché ci assumeremo le nostre responsabilità, faremo il meglio per voi, per la città, per tutti. Se gli altri sono più bravi diremo bravi, però prima di fare questo devo studiare tanto in campo. Mister, buonasera. Gianluca Dotto, la Forza Macerina Pubblica, era la prima volta che vedevo una macerina dal vivo, per motivi personali. Certo. Io vedo vicino alle zone, vicino a Varese, Legnano. Oh, bene, bene. Vivi là? Sì. E cosa fai qua adesso? Da 3 anni. Vabbè, io in realtà sono sempre... Sei tifoso, sono tifoso appassionato. Sono anni che scrivo per la Frangina. Avevo la curiosità di vedere un po' questa squadra d'opera, una cosa che mi ha positivamente colpito, ne parlavamo anche da Radio Cronaca, era appunto l'impostazione, la ricerca continua della profondità, gli inserimenti continui di centrocampisti, Batalisi in particolare, se non erro, soprattutto molto bene la catena di sinistra, che ha davvero impressionato. E l'unica cosa che probabilmente, a mia impressione, forse sicuramente l'avete notato anche voi, continui cross al centro, ma magari manca qualcuno che non ha raccolto insomma. Cioè in fase di possesso, dici, in fase di possesso. Sì. Ma quello ci arriveremo, perché giocare con questo sistema di gioco, io ho sempre preferito avere due punte davanti, però noi abbiamo questi tipi di giocatori dove sia Ciccio da una parte, Micica, sia Giorgio dall'altra parte sono bravi uno contro uno, abbiamo dei giocatori che si possono inserire. Io sono molto, avete parlato proprio, sempre sono felice di Mancino, no? Che è un ragazzo che potrebbe fare molto molto di più, molto meglio. Nella vita bisogna anche spronarli a dire, il calcio non è fatto solo di bellezza calcistica, fatto anche di sofferenza, di sacrificio. Se lui riesce a migliorare anche su questo aspetto, abbiamo un giocatorino completo. Però abbiamo dei giocatori che si buttano anche dentro.
abbiamo dei terzini che vanno anche. Questo comunque deve essere un lavoro. Noi siamo, è la seconda partita di un certo tipo che facciamo e sono 20 giorni che stiamo insieme, non sono mica tanti, sono 20 giorni, ma abbiamo molto da fare, ancora tanto da fare. Io vorrei anche parlarvi, abbiamo uno staff, io sono felicissimo di ragazzi che sono tignosi, vanno a cercare il pelo nell'uovo, perché vogliamo davvero che noi sbagliamo il meno possibile. Anche in questo caso, come tu hai detto, il primo tempo l'ho detto anche ai ragazzi, riempiamo un poco l'aria, no? Bisogna arrivarci di più. È una condizione anche fisica, perché il fatto di buttarsi dentro, Basanisi, che è un ragazzo che ha queste qualità, però se tu lo guardi, io ci lavoro tutti i giorni, forse è quello che sta soffrendo di più, per la mole che ha, il fisico che ha, però è quello che poi dopo, quando sarà in forma, sarà un treno. I ragazzini più piccoli è facile da andare in forma presto, il problema è vederli poi dopo. C'è tutto un dare e un avere per avere un equilibrio, perciò dobbiamo migliorare, dobbiamo fare tanto, però sono felice perché ho visto una squadra che ha un DNA, vuole fare, e già se vuole fare credo che abbia un bel viatico. Qualche altra domanda? Chi la vince la Serie A, mister? Io sono allenatore di Serie D adesso, ti giuro sui miei figli, io non so chi ha comprato i giocatori, che squadre hanno, ma perché per me la Serie A è qua adesso, cioè io vivo per questi ragazzi, vivo perché vorrei che fosse davvero un piccolo gioiellino in un contesto dove il calcio è diventato talmente una cosa, è il mondo più bello che c'è. Però a volte ci si perde dietro delle cose che non riusciamo a capire.